L'accordo tra le ferrovie olandesi NS e Ansaldo Breda e la capogruppo Finmeccanica sulla controversia relativa ai treni ad alta velocità FIRA V250 che dovrebbe mettere la parola fine alla complicatissima vertenza nata a fine dicembre 2012 con il guasto di alcuni mezzi in circolazione fra Amsterdam e Bruxelles che portò alla rescissione del contratto stipulato nel 2004 non piace ai sindacati. Per noi è una sconfitta dell'azienda a differenza di quello che dice Finmeccanica. L'accordo prevede la riconsegna di tutti i V250 ad Ansaldo Breda a fronte della restituzione di 125 milioni alla NS, che è la somma già anticipata dalle ferrovie olandesi per il contratto iniziale del valore di circa 320 milioni per 13 veicoli realizzati a Pistoia. Nell'eventualità che i convogli ritirati siano poi rivenduti ad altri, NS riceverà da Ansaldo Breda ulteriori pagamenti per ogni treno venduto fino al raggiungimento di un importo massimo complessivo di 21 milioni di euro. E comunque ci sono le prospettive che questi treni una volta rientrati possano essere rivenduti? Noi non ne siamo assolutamente a conoscenza e a domanda precisa non ci è stato risposto in merito a questa cosa. Teniamo di conto che comunque sono treni che 19 treni composti da 8 carrozze occorre uno spazio enorme e comunque essendo costruiti per quel sistema ferroviario, se anche si dovesse trovare in qualche modo un nuovo acquirente, sono treni a cui dobbiamo comunque rimettere le mani sopra, perché li dobbiamo fare in modo che siano compatibili con il sistema ferroviario dove andranno a correre.